Ciao a tutti, oggi ho realizzato per voi un pan di mele, un particolare tipo di plum cake che si realizza con una mela frullata all'interno dell'impasto. In questo ricorda molto il pan d'arancio, che è un dolce molto simile, realizzato con l'arancia frullata all'interno, che potete trovare in questo canale e che vi metto anche nella description sotto il video, in modo che potete vedervi la ricetta se siete interessati. Il pan di mele, appunto, come vi ho detto, si realizza con mela frullata all'interno e con mele sulla superficie. Andiamo a seguire la mia ricetta e il video per capire come prepararlo al meglio. Gli ingredienti necessari per preparare il nostro pan di mele sono 300 g di farina 00, 3 uova, 200 g di zucchero, un pizzico di sale, della cannella, una bustina di lievito, 70 g di olio di semi, 80 g di latte, il succo di mezzo limone e poi ci occorre una mela con la buccia da frullare e una mela senza buccia per fare le decorazioni sulla superficie del nostro pan di mele. Adesso, come prima cosa, andremo a prendere la mela a tocchetti e a frullarla nel nostro Messier Cuisine Connect. Quindi prendiamo la mela, mettiamola all'interno del boccale, chiudiamo il coperchio e andiamo a frullare per 10 secondi a velocità 8. Andiamo a vedere il risultato. Questa è la nostra mela frullata. Andremo adesso a metterla da parte all'interno di una ciotola e a pulire il boccale per procedere alla realizzazione dell'impasto. Dopo aver lavato il boccale, quindi prendiamo l'accessorio mixer, la farfalla, e la andiamo a posizionare all'interno del nostro boccale. Dopodiché versiamo all'interno del boccale le uova. Lo zucchero. E andiamo a montare il tutto impostando velocità 4 per 5 minuti. Quindi impostiamo velocità, scusate, 5 minuti. A velocità 4 e diamo il via. Per montare meglio le uova, andiamo a togliere anche il tappo del nostro misurino in modo che possano incorporare più aria e quindi montarsi in maniera migliore. Mentre il nostro mestiere lavora, io intanto sono andata a setacciare la farina assieme al lievito. Dopodiché ho aggiunto anche un pizzico di cannella. Il Monsieur Cuisine sta terminando di montare le uova. A questo punto posso togliere il coperchio e vedere il risultato. Le uova sono montate, adesso posso togliere la farfalla, dopodiché andrò a richiudere di nuovo il coperchio perché tutti gli altri ingredienti andranno inseriti direttamente dal buco del misurino mentre il nostro messier è in funzione. Abbiamo quindi chiuso il coperchio, adesso provvediamo ad impostare la velocità 4 senza però dare un tempo. Quindi accendiamo la macchina e piano piano dal buco del misurino cominciamo ad inserire dapprima la polpa, poi l'olio. Il latte. La farina setacciata, attenzione ad essere abbastanza veloci perché come vedete il composto è molto liquido e schizza. E a questo punto inserite il succo di limone e il pizzico di sale. A questo punto il vostro impasto è terminato, potete premere il tasto di stop.
Nel frattempo avete portato a temperatura il vostro forno, preriscaldandolo a 180 gradi in modalità statica, e avrete rivestito di carta da forno o una stampo da torta o da ciambella di 20 cm di diametro, oppure, come farò io, uno stampo da plum cake, proprio perché mi piace l'idea di fare un pan di mele alla forma di plum cake. E adesso andiamo a versare il composto nello stampo e vi faccio vedere la successiva decorazione con lo zucchero e con le fette di mela. Ecco il plum cake nello stampo, adesso lo vado a decorare con le fette di mela. In questa maniera, come quando realizzate una classica torta. Ecco posizionate le nostre fette di mela sul pan di mele. Se volete potete cospargere la superficie con dello zucchero semolato. Io andrò a mettere dello zucchero di canna aromatizzato alla vaniglia che alcuni amici ci hanno riportato da un loro viaggio. Dopodiché andrò ad infornare per 45 minuti, come vi ricordo, con forno a 180 gradi in modalità statica. E ci vediamo dopo per il risultato Ecco, finale. sfornato il nostro pan di mele e adesso vado a tagliarne una fetta e vi faccio vedere l'interno che sicuramente sarà molto molto umido, non potete sentirlo, ma è anche molto molto profumato. Taglio una fetta e vi faccio vedere. Eccolo qui, ancora fumante, voi possibilmente tagliatelo quando è più freddo in modo che non si rompano le fette. E vi faccio vedere la morbidezza, il dolce è sofficissimo e umido proprio al punto giusto. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta vi invito, oltre a mettere un like a questo video, vi invito anche ad iscrivervi a questo canale YouTube in Cucina con Mestier per restare aggiornati su tutte le mie ricette. In più potete iscrivervi anche al gruppo Facebook Mestier Cuisine Connect e Plus Italia e seguirmi sempre con tutte le mie nuove ricette e i miei nuovi consigli. Buona cucina a tutti!